Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con i webinar di Marzica Sharing. Innanzitutto ringrazio come sempre tutte le persone che ci hanno supportato e ci hanno accompagnato nel percorso di scoperta del tema della rigenerazione del mese scorso. Soprattutto ringrazio tutti i temerari che si sono presentati 2 settimane fa al nostro evento live a Piazza Torlonia, organizzato in compagnia di 67051 edizioni Kirche e Radice Edizioni. Veramente grazie perché siete stati coraggiosissimi e ci avete supportato fino alla fine. Quest'oggi affrontiamo un altro tema secondo noi molto rilevante, che è quello della digitalizzazione. Come sapete, la trasformazione digitale è un processo tecnologico che sta cambiando radicalmente la nostra società, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Infatti la tecnologia ha cambiato i nostri modi di rapportarci con le persone, di lavorare, di acquistare prodotti e quindi in qualche modo sta cambiando completamente la nostra vita. Tant'è che si parla sempre più di quarta rivoluzione industriale. Dove il perno principale, il fulcro principale di questa rivoluzione è la sempre più stretta collaborazione intelligente tra l'uomo e la macchina. E anche in Italia stiamo andando incontro a questo processo di digitalizzazione, anche se magari ci troviamo indietro rispetto ad altri paesi. Ad esempio, in Europa siamo tra gli ultimi come tasso di alfabetizzazione digitale, come dicevo prima con gli altri ragazzi. Però effettivamente la pandemia ha contribuito ad accelerare questo fenomeno. E quest'oggi appunto volevamo parlare un po' con voi di questa tematica partendo da degli spunti, quindi dei casi di vita quotidiana, come l'ho chiamati, che ci portano i nostri ospiti. Quindi cercheremo di capire un po' come è cambiato il loro lavoro tramite il digitale, che cosa fanno. E ovviamente invitiamo anche voi a contribuire alla conversazione, alla discussione, facendo i vostri commenti, portando anche le vostre esperienze, perché no? Come sempre vi ricordo che potete prenotarvi dalla stanza di Meet tramite la manina o scrivendo in chat, mentre per chi ci segue da Facebook basta scriverci tra i commenti della diretta. A questo punto, dato che abbiamo 4 racconti quest'oggi, passerei subito a presentarvi gli ospiti dell'incontro. La prima ospite in realtà è una new entry del team che si è gentilmente offerta di raccontarci la sua esperienza, che è Giulia Stirpe, che è una digital PR presso Tridom. Poi abbiamo Claudia Cucinelli, che è una beauty digital creator e makeup artist. Roberto D'Agostino, che invece è un docente di geografia turistica economica presso l'Istituto Argoli di Tagliacozzo, e infine Arcangelo De Vecchis e Piero Di Gaetano, che sono i fondatori dell'azienda totalmente digitale Cambia la tua vita, e poi ci racconteranno bene che cosa fanno. A questo punto, per rompere il ghiaccio, Giulia, direi di iniziare con te, che ci racconti un po' di cosa ti occupi e come è cambiato il tuo modo di lavorare, in questi anni. Allora, va benissimo. Vabbè, intanto mi ha già presentato, quindi non mi ripresento. Gentilmente offerta, diciamo che è stata una costrizione passivo-aggressiva da parte tua, Giorgio, ma va bene lo stesso. No, comunque. Allora, intanto provo a contestualizzare un po' perché immagino che la figura digital PR era sconosciuta a me anche fino a un anno fa, quindi immagino anche a voi. Digital PR non è altro che un, diciamo, public relation, quindi relazioni pubbliche digitali, letteralmente. Questo vuol dire che per l'azienda per la quale lavoro, ovvero Tridom, che è un'azienda che pianta alberi in tutto il mondo, quindi si occupa di riforestazione e supporto a comunità locali nei paesi in via di sviluppo. Nel mio caso, appunto, digital PR, sono nel team di comunicazione, vado a
ufficio stampa, relazioni pubbliche, non è più però improntato su stampa, ma appunto digitale. Quindi tutta quella comunicazione che negli ultimi anni si è spostata e traslata dalla stampa tradizionale, che poteva essere un giornale, una radio o la televisione, alla comunicazione online, quindi da blog a riviste online, a figure come quella di Claudia, di content creator e influencer. Nel mio caso specifico, io vabbè, lavoro da circa 3 anni, quindi non un'infinità di tempo, però già in questo lasso di tempo così breve ho notato un grande cambiamento nella comunicazione in generale in Italia. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, io ho studiato in Inghilterra la magistrale e diciamo che sto iniziando a vedere adesso nella comunicazione italiana quello che ho studiato 5 anni fa, 4 anni fa in Inghilterra, quindi anche questo fa capire un po' quanto siamo indietro, no? Quindi sicuramente è uno spunto di riflessione, però diciamo è anche un po' inevitabile. Si sa che, come diceva prima Giorgio, l'Italia è veramente, credo, a livello di dati è bassissimo, un 48% della popolazione che ha le competenze base digitali. Detto ciò, non so se avete qualche domanda nel mente, perché ho parlato velocissimo, infatti, mi rendo conto. Guarda, io ti chiederei, cioè, se in questo lasso di tempo come hai visto questo cambiamento tra, diciamo, quello che facevi prima e adesso, come sta cambiando la comunicazione, in cosa sta cambiando? Ok, sì, diciamo che tendenzialmente, appunto, come dicevo, prima lavoravo in ufficio stampa, nello specifico per aziende di moda, diciamo la cosa un po' più, il cambio più repentino è stato vedere man mano che i mesi passavano alcune redazioni di giornali chiudere, il che faceva molto strano, cioè una testata come Glamour, che era tra le più conosciute dall'ambito moda in tutta Italia, chiude i battenti. Da lì tante altre, quindi lo spazio redazionale che diminuisce, molto più spazio alla pubblicità e meno ai contenuti, perché non sanno come sostenersi. Quindi quello è stato un po' il primo passaggio che mi ha fatto un po' spaventare, perché la comunicazione di stampa tradizionale mi è sempre piaciuta tantissimo. Però ovviamente si andava ad affrontare un po' lo sviluppo di figure, come quella di Claudia, ovvero di comunicatori digitali. Quindi anche da parte di un brand o di chi ha qualcosa da comunicare, ovviamente doversi rivolgere a persone o mezzi che siano appunto 2.0 cosiddetti. Per questo poi, vabbè, sempre nel mio caso specifico, io ho perso il lavoro con la pandemia, quindi in un momento proprio peggiore di tutti. E già nell'azienda in cui ero, erano molto restii allo smart working, quindi c'è stata una fase in cui, tra l'altro, era a nord, posto tra i più colpiti. Diciamo, il proprietario dell'azienda non era molto in vena di lasciarci stare in smart working, quindi anche lì c'è stata parecchia difficoltà, sia nell'affrontarlo, nonostante, insomma, è un'azienda da 500 dipendenti, quindi decisamente pronti ad affrontare questo cambiamento per risorse anche economiche. Purtroppo, appunto, cioè, anche proprio le aziende lato moda hanno sofferto molto la pandemia, quindi io dopo 6 mesi che avevo avuto un contratto fantastico, bellissimo, sono stata licenziata. E da là è stato un anno bello impegnativo, perché ovviamente in piena pandemia trovare lavoro è stato un dramma e lì il mio lavoro è diventato cercare lavoro. Quindi io dalle 9 alle 18 mi preparavo la mia lettera di presentazione diversa per ogni azienda. Mi preparavo un Excel con tutte le aziende a cui avevo mandato il curriculum, ma che, cioè il giorno, l'ora, se mi avevano risposto o no. Cioè era una cosa davvero metodica, perché sì, perché sono quelle cose che, insomma, o te le cerchi o non ti piovono dal cielo. Quindi è una ricerca molto accurata di vari settori. In Tridom, paradossalmente, io ho trovato lavoro grazie al mio lavoro. È una frase strana, ma ve la spiego. Ho visto una pubblicità di Tridom fatta attraverso il podcast di Muschio Selvaggio, che sono Fedez e Luis,
ho notato che era un contenuto sponsorizzato e tra me ho pensato, ok, se in piena pandemia possono permettersi di pagare loro, forse possono anche permettersi di assumere una persona in più là in comunicazione. Cioè, nel senso, ho immaginato che stessero investendo molto in comunicazione. Quindi ho preparato la mia lettera e ho scritto direttamente al CEO dell'azienda, quindi all'amministratore delegato, proprio a gamba tesa. E lui poi ha girato la mail alle risorse umane che per fortuna stavano cercando esattamente la figura di digital PR. Scusami Giulia, ma qui come, cioè, secondo me questo anche è interessante, no? Prima ne parlavamo, prima della diretta, cioè di come, per esempio, nella mia mondo lavorativo è cambiato la modalità di fare colloqui, di, diciamo, ingaggiare trovare nuovo personale. Nel tuo caso, cioè, in tutte queste serie di ricerche che hai fatto, hai notato delle differenze rispetto a prima? Nella modalità di approcciarsi, insomma, pure a Sì, nuovi possibili dipendenti, ecco. sicuramente sì, lato colloqui molto più agevoli, inevitabilmente, perché non c'era più quella cosa di doversi spostare. Ovviamente io da Avezzano, dove ero tornata, sarei dovuta andare, ne ho fatti diversi ovviamente in 5 mesi, ogni volta sarei dovuta andare in loco e ovviamente era una spesa ed era molto complicato, soprattutto se magari ne hai due nella stessa giornata in due città diverse, quindi quella è. Io ti dico solo che ho un ricordo di un interregionale da Roma a Milano con la febbre a 39, forse se lo ricorda pure Daniele. Lo ricordo bene, sì. Terribile, Terribile, no? Allora, sì, infatti infatti quel colloquio non andò, giusto? Credo. malissimo, malissimo Credo. No, proprio. ecco, questo sicuramente è una cosa che insomma, è andata a ottimizzare i tempi, ottimizzare anche a livello economico. E poi, ovvio, quando succedeva magari il secondo step, terzo step, veniva richiesto di vedersi di persona, perché giustamente. Diciamo l'impressione che si può fare di persona o comunque un certo tipo di lavori, anche la prova tecnica. Nel mio caso, entrare a Tridom non è stato semplice perché sono 6 passaggi, tra cui prove tecniche, colloqui con varie persone, colloqui psicologici, di tutto e di più. Quindi sì, insomma, è stato un periodo abbastanza intenso, però ecco, alla fine mi sono ritrovata a fare il lavoro per cui ho trovato lavoro paradossalmente. Per me era una cosa nuova. Però è stato molto stimolante avere a che fare insomma, con persone come Claudia che hanno una creatività immensa, sono super professionali. Per me erano figure nuove, ovviamente, con cui interfacciarmi e mi rendo conto che passerò la parola ovviamente a lei, parlerà lei di questo. Però, insomma, è veramente molto impegnativo come lavoro. Dai social appare sempre tutto molto rose e fiori, il bello che c'è. Però ovviamente dietro c'è una preparazione e una dedizione che sono immense, non so come fa. Detto ciò, dopo tutto questo Si parlare dice come fa. velocissimamente, esatto, adesso ce lo racconterà proprio lei come fa. Allora, mi inserisco direttamente. Buonasera a tutti, come sono, insomma, come già detto, sono Claudia e sono di Avezzano, ma attualmente abito in Emilia-Romagna e sono una truccatrice nonché digital content creator in ambito beauty. Quindi di fatto faccio, diciamo, creo contenuti a tema, quindi make-up, trucco, skincare su piattaforme digitali come Instagram e YouTube per la maggior parte. E grazie Giulia, nel frattempo mi spammi. E, diciamo che la mia formazione di carattere fotografico mi ha permesso di avere un approccio, diciamo, creativo di carattere fotografico alla mia attività, ma di fatto che cosa facciamo noi creatori digitali? Ci tengo a dividermi dall'aspetto e dalla categoria degli influencer, perché di fatto sono due cose completamente diverse. Quindi magari mi spiegherò un attimo in distinzioni tecniche, non per annoiarvi, quanto per aiutarvi un po' a capire, perché non è semplicissimo. Diciamo che l'influencer è una persona famosa, tra virgolette, comunque che ha un bacino di audience notevole,
come potrebbe essere, non lo so, Chiara Ferragni, Fedez o altre persone, magari con numeri inferiori, ma comunque numeri cospicui, che tramite la diffusione di loro gusti, di shopping fatto, di post sponsorizzati, eccetera, influenzano a loro volta l'acquisto o comunque la fruizione di esperienze, appunto perché hanno questa influenza molto grande sul largo pubblico di persone. Il content creator invece è colui il quale crea, diffonde del materiale promozionale e non per scopo o artistico, quindi io mi compro, non lo so, un oggetto di make-up e decido di realizzare un contenuto che può essere fotografico, video, creativo e di condividerlo con le persone che mi ascoltano, non per forza con intenti, diciamo, di vendita. Invece quando si vuole creare dei contenuti aziendali e quindi a scopi di vendita per le aziende, si è un po' come un pubblicitario che diciamo crea appunto un contenuto che può essere appunto audio, video, fotografico allo scopo di supportare la diffusione di un prodotto, tipo, non lo so, Max Factor, cito un brand a caso di trucco che magari un pochino tutti possono conoscere, lancia la nuova crema, mi chiamano, mi dicono: Claudia, dobbiamo realizzare delle foto e dei video per Instagram dove tu fai vedere sta crema, sostanzialmente. Quindi tu sei di fatto uno che realizza un set, compone un'immagine, utilizza se stesso come modello per l'applicazione del prodotto, quindi tu di fatto sei un vero e proprio creatore in tutti i sensi. A volte poi si viene ingaggiati anche magari per realizzare dei contenuti tramite le storie di Instagram, dove più decanti in maniera positiva o negativa le caratteristiche di un prodotto, un po' come si faceva una volta con le signore o signori della Stenom, dell'Amway, che andavano a casa delle vicine e gli facevano vedere tutte le varie creme, e poi le donnine che stavano lì dicevano: sì, mi piace questa, la voglio, la compro, e lei con il suo catalogino le ingaggiava in questa vendita. Insomma, di fatto è qualcosa che esiste già da tempo, solo che prima si faceva ovviamente in presenza, perché quello che esisteva era il passaparola, quindi la vicina di casa che ti bussava e ti diceva: oh, ieri ho comprato il materasso da Mastrota, è comodo, ah, lo compro anch'io. Adesso invece, siccome vuoi perché c'è comunque una distanza fisica e sociale più intensa, vuoi perché comunque dalla televisione si è passati ai social, perché prima anche le televendite, altro che non erano che delle sostanzialmente delle vendite a distanza, dove c'era il pigmalione di turno tipo Giorgio Mastrota che irretiva le persone a casa facendo vedere queste cose super belle, super morbide, con foto, close-up, riprese molto accattivanti, ed è la stessa identica cosa, con la differenza che adesso questo si fa su internet sostanzialmente, quindi nulla di nuovo sotto il sole sostanzialmente. E ovviamente, essendo però la situazione internet molto più come dire, in tempo reale, perché comunque la differenza tra quello che si fa sui social e quello che si fa in televisione è che la televisione è molto staged, quindi molto programmata, è un qualcosa di registrato, di montato, di provato, mentre invece sui social tu accendi la fotocamera struccata la mattina e chiacchieri sostanzialmente, quindi c'è una sorta di rapporto molto più vivo, molto più veritiero. Quindi molto spesso gli utenti sono portati a pensare che tutto quello che vedono sia spontaneo, reale, non costruito, ma non è sempre così. È come le scene dei film dove lei si sveglia la mattina tutta truccata e dice: ah, che bello, mi sono svegliata, e invece è tutta bella preparata, quindi alla fine c'è comunque una retrospettiva anche in questi contenuti che sembrano spontanei, ma poi in realtà non lo sono sempre, e questo crea chiaramente un problema di cui si potrebbe parlare per settimane, di ciò che questo provoca soprattutto nei giovani, soprattutto nelle persone che guardano
che magari possono pensare che questo sia reale, che sia sempre vero, che la propria vita magari sia paragonata a questa meta vita che si vede sui social. Quindi diciamo che tutto poi viene un po' decontestualizzato dall'aspetto solo della produzione di contenuto e dalla sponsorizzazione del prodotto, e si va più su un terreno spinoso che è quello della, come dire, della psicologia, se così vogliamo, che credo che poi sia l'aspetto più controverso e meno conosciuto del mondo social, insomma. E come mi interfaccio io con Giulia, per esempio? Diciamo, io e lei siamo i due capi del telefono. Quindi di fatto Giulia, che è una digital PR, quindi è una persona che si occupa delle pubbliche relazioni, è colei che ricerca e si interfaccia con una come me, che sono una creatrice di contenuti. Quindi quando un'azienda, una creatrice, un influencer parlano, siamo io e lei sostanzialmente, e quindi ci si mette d'accordo su cosa fare, lei ingaggia me, mi dice: Claudio, abbiamo bisogno di questo, ce lo puoi fare, in quanto tempo, le condizioni economiche, il briefing, l'invio del pacco contenente casomai gli oggetti da utilizzare per la creazione del contenuto, le call, i briefing cartacei, tutto quello che intercorre sostanzialmente tra un'azienda e una persona che deve fare un lavoro. Quindi di fatto è un lavoro molto più normale e lineare di quello che si può pensare, semplicemente è la piattaforma sulla quale esso viene realizzato che è diversa, però di fatto è un lavoro come, come un altro, insomma. E mi fermerei un attimo così. Sì, io Claudia, in realtà ho subito una domanda, perché tu dicevi che sei partita dall'avere, diciamo, competenze fotografiche. Cioè tu non sei partita da fare questo lavoro così, cioè nel senso, io vorrei capire un attimo qual è stata l'intuizione che ti ha portato poi a fare questo lavoro, perché effettivamente poi tu hai, al di là di Instagram, anche un largo seguito su YouTube, mi sembra 25.000 iscritti, insomma, cioè nel senso, comunque non è poca roba, quindi voglio dire, effettivamente in qualche modo tu hai costruito un percorso che ti ha portato effettivamente alla situazione di adesso. Volevo capire un po' quali sono stati i requisiti, qual era il tuo background e come piano piano sei arrivata alla situazione attuale. Sì, questa è una ottima osservazione che ho trascurato sicuramente nella mia esposizione. La differenza sostanziale tra il content creator e l'influencer è che l'influencer di fatto utilizza semplicemente la propria immagine, la propria diciamo figura, e comunica anche con mezzi, diciamo, semplici, come può essere una storia con il telefonino, senza particolari artifici, senza particolare qualità, diciamo, tecnica, mentre invece il content creator, creando dei contenuti che poi vengono anche stampati, proiettati, utilizzati per, non so, petrofanie, per contenuti comunque pubblicitari, deve rispettare determinati standard qualitativi. Quindi si parla di macchine fotografiche in HD, video in HD, audio in un certo modo, microfoni, eccetera. Quindi non tutti possono essere influencer, se i numeri lo consentono, non tutti possono essere content creator. Quindi questa è la differenza sostanziale, e in questo rispondo alla tua domanda, nel senso che io ho un background di fotografa prima che di truccatrice. E l'essere fotografa mi ha portato innanzitutto ad avere forse prima degli altri le competenze tecniche necessarie, che ho messo poi immediatamente in campo quando la situazione, diciamo, YouTube si è fatta un po' più seria. Quindi all'inizio i primissimi, tipo, non so, Clio Makeup, per citare la più famosa, lei accendeva la webcam, parlava, faceva vedere le sue cose e finiva lì. Quando piano piano l'asticella si è alzata, non tutti sono stati in grado di adattarsi immediatamente a quello che era lo standard. Io fortunatamente, essendo già a un livello tecnico fotografico abbastanza buono, sono riuscita a diciamo inserirmi abbastanza velocemente,
E questo mi ha diciamo, permesso comunque di ottenere degli ingaggi abbastanza, insomma, soddisfacenti, nonostante i miei numeri non fossero dei numeri cioè, altissimi, perché comunque i miei numeri sono buoni, ma non sono dei numeri astronomici, grazie proprio a queste mie competenze di carattere foto e video. E poi l'aspetto tecnico del trucco, anch'esso professionistico, si sono, diciamo, intrecciate al background tecnico digitale, e quindi la confezione poi si è, diciamo, creata da sola. Scusami Claudia, avrei una curiosità riguardo al tuo, diciamo, lavoro quotidiano. Rispetto al pre-pandemia, diciamo al pre-Covid, c'è stato un cambio comunque della tua routine lavorativa, o già era comunque, diciamo, aveva questa impostazione, aveva l'impostazione attuale? Allora, diciamo che secondo me è uno dei lavori che meno ha sentito l'impatto, perché comunque già da prima si lavorava in casa, si creavano contenuti che venivano fruiti sul web, quindi la cosa, diciamo, molto penalizzante è che comunque prima si facevano, non lo so, dei lanci, non lo so, di negozi, inaugurazioni, press day, quindi ci si conosceva anche con le PR, con le aziende, con gli altri colleghi, si facevano viaggi di lavoro, experience, quindi non lo so, il brand X ti portava a fare l'esperienza di, non lo so, ti insegnava a come si dice, mi manca il termine, a usare i profumi, quindi andavi nel laboratorio in Provenza a fare l'esperienza del profumo, quindi chiaramente tutto questo è venuto meno. Però non posso negare che chi ne aveva già discreto successo, aveva un business grosso, con la pandemia i numeri si sono anche alzati, perché la gente era dentro casa sostanzialmente, quindi no, diciamo che l'unica cosa è che molte aziende del settore hanno sofferto, e quindi ci sono stati molti meno ingaggi, molte meno uscite, perché è chiaro che in un periodo del genere non è che tu ti metti a fare le collezioni di, non so, di rossetti, ma chi si mette? Cioè, anche un momento in cui le persone... E poi rossetti, scusami Claudia, rossetti proprio in particolare, c'è stata proprio una campagna di sensibilizzazione per ricominciare a far mettere rossetti, perché con la mascherina non si ricomprava più nessuno, no? Sì, 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 assolutamente. Mi è toccato proprio un prodotto. No, no, soprattutto Corelle, tante aziende avevano già in canna, essendo marzo, già tutte le loro collezioni estive, quindi hanno dovuto stoppare tutto, non le hanno distribuite, quindi per tantissime aziende è stato un colpo notevolissimo, insomma, quindi... sicuramente c'è stato molto meno movimento, ma questa cosa è durata parecchio. Adesso si ricomincia un po' a tornare al regime precedente, fermo restando che lato, diciamo, visualizzazioni, diciamo così, comunque invece erano aumentate, perché la gente, chiaro, stando, so, guardava il esattamente, e quindi ha avuto un doppio risvolto, ecco, per così dire. Grazie Claudia, grazie mille. Io a questo punto passerei, dato che abbiamo introdotto il tema pandemia, a un lavoro che secondo me è stato completamente stravolto in questi 2 anni dal Covid, che è quello del professore. Per questo abbiamo invitato Roberto, che appunto, come dicevo prima, è docente di geografia economica e turistica a Largoli di Tagliacozzo, e a questo punto Roberto ti chiederei un po' qual è stata la tua esperienza con la DAD, e cosa ne pensi, quali pensi siano gli aspetti positivi e quali, insomma, sono gli aspetti negativi, se ci sono secondo te. Allora, vabbè, non mi ripresento, ma hai presentato tu, quindi intanto saluto tutti. E iniziamo un po' il discorso su questa novità che è stata un po', che ci è piovuta addosso, diciamo, almeno nell'ambiente scolastico, insomma, nell'ambiente della scuola di base soprattutto, perché fondamentalmente a livello
a livello universitario, le università a distanza, insomma, le università telematiche ci sono e già c'erano prima della didattica a distanza e quindi prima della pandemia, insomma. E la didattica a distanza, la famosa DAD o la DID, come poi è stata chiamata successivamente, quindi didattica integrata digitale, nelle scuole, insomma, ha salvato un po', quello che era il sistema scolastico, perché io torno sempre a ribadire, sono sempre del parere che forse quelli dell'età mia molti anni fa avrebbero perso praticamente 2 anni di scuola, 2 anni di cultura, perché non avevamo strumenti, insomma, per poter seguire il percorso scolastico. Quindi oggi quello che è il discorso, come dici tu, poi della quarta rivoluzione industriale, del discorso quaternario e via dicendo, e quindi tutti gli strumenti nuovi che ci sono hanno un po' salvato la situazione, tenendo sempre in considerazione che all'inizio le difficoltà sono state tantissime, perché la scuola né a livello centrale né a livello di base, insomma, e soprattutto a livello di ragazzi, non eravamo, insomma, abituati al discorso didattica a distanza, insomma. E quindi sotto questo aspetto ha salvato un po', l'istruzione dei nostri, diciamo, dei nostri ragazzi. C'è da tenere in considerazione un altro fatto, e questi sono dati che non dico io, ma diciamo sono i dati annuali dell'Istat, dati del 2019, quindi all'inizio 2019-2020, quindi all'inizio della pandemia. Qui c'è anche un risvolto diverso fra nord e sud, quindi di diverse opportunità fra nord e sud, dove si parla comunque di un 12,3 per 12,5 13% di fra i bambini e i ragazzi. Non Questo 12,5% non è possessore né di computer né di iPad, insomma. Diciamo, scusate, il 12,3, 12,4 siamo al nord, mentre al sud arriviamo al 19%, insomma. Quindi questo faceva complicare un po' le cose a livello scolastico. Le scuole si sono mosse, diciamo, abbastanza velocemente per sopperire a questa mancanza, e quindi tramite il reperimento dei finanziamenti sono riusciti a mettere a disposizione tablet e computer, diciamo, a disposizione, quindi metterli a disposizione dei ragazzi, insomma. E quindi sotto certi aspetti. Però c'è da dire che a livello iniziale è stato molto complicato. E noi siamo andati in pandemia il 9 di marzo 2020, abbiamo chiuso quell'anno scolastico un po' con difficoltà, le lezioni si sono fatte, ma in modo molto molto rallentato. Sicura. Poi, diciamo, l'anno a settembre 2020 le cose un po' sono cambiate, già ci eravamo organizzati e quindi si è riusciti a iniziare l'anno scolastico sicuramente in modo migliore, con la maggior parte dei ragazzi che avevano a disposizione o computer o iPad, quindi la maggior parte dei ragazzi che riuscivano a collegarsi, sempre con molte difficoltà, perché poi non era soltanto lo strumento, ma poi diventava il problema delle connessioni. Perché lo strumento casomai c'era a disposizione, ma la connessione nei vari luoghi non sempre c'era. Poi dovevamo, insomma, fidarci anche di quello che ci dicevano. Molto spesso intervenivano i genitori nel giustificare i figli, affermando che i collegamenti, diciamo, non c'erano e quindi non avevano la linea, quindi i propri figli non si potevano collegare. Quindi tutta una serie di difficoltà che man mano, diciamo, sono state superate, insomma. E quindi con la didattica a distanza siamo riusciti a portare avanti tutto il percorso
scolastico e quindi il percorso culturale dei ragazzi. Con, dicevo, le difficoltà, perché i nostri ragazzi docenti, molti docenti sotto l'aspetto, diciamo, dell'utilizzo di questi strumenti, sì, erano abituati, ma è soltanto in un modo limitato. I ragazzi altrettanto, perché non avevano mai utilizzato lo strumento per la didattica e quindi a scopo didattico e casomai per altri usi, e quindi c'è stata questa grossa difficoltà che diciamo è stata superata poi nel corso del, soprattutto a partire da settembre 2020 in poi. Poi il 2021 siamo andati un po' sicuramente alla grande, perché tanti problemi erano stati risolti, problemi di connessione, problemi di computer, di iPad e via dicendo. E restano comunque sempre quelli che sono un po' i limiti da parte mia della, diciamo, della didattica a distanza. Ha risolto tutti i problemi della, nel periodo pandemia, sicuramente questo sì. I ragazzi dovevano rimanere a casa e sono rimasti a casa, e quindi i docenti dovevano rimanere a casa e sono rimasti a casa, e quindi con i vari collegamenti abbiamo portato avanti il percorso scolastico. Resta il fatto che comunque la scuola di base, soprattutto la scuola elementare, la scuola media, la scuola superiore hanno bisogno della presenza, e quindi rimangono come strutture scolastiche, come, diciamo, percorso di cultura, sicuramente da farsi soprattutto in presenza. I ragazzi hanno bisogno della socialità, devono per forza di cose socializzare, per loro è importante, specialmente per quelli più piccoli. L'interazione sociale deve essere sicuramente un perno di tutta la cultura e quindi del percorso culturale dei ragazzi. Devono poter socializzare. Certo, l'idea, diciamo, della didattica a distanza, di rimanere sempre a casa e seduti davanti a un computer, anche quello non è molto facile e molto semplice. Io che sotto certi aspetti ero abituato, perché ho fatto e facevo un altro lavoro dove stavo spesso davanti al computer, quindi ero abituato e già trovavo delle difficoltà, insomma, a stare 5 ore davanti al computer, quindi immaginavo le difficoltà anche dei ragazzi. Ci hanno fatto arrabbiare moltissimo, però sinceramente era normale, per cui dovevamo anche capire le loro esigenze, quindi un po' ci siamo, sotto certi aspetti, sacrificati per fare questo tipo di discorso. Quindi, scusami Roberto, secondo te che cosa è mancato oltre alla socialità in questa DAD? Cioè, guarda, Giorgio, io ti dico, la parte dell'interazione sociale è quella, diciamo, che è mancata di più, insomma. Quindi la presenza a scuola diventa sempre fondamentale. E poi ha sofferto anche i ragazzi comunque tantissimo. Io vedevo le mie cugine, stavano... Sì, ma indubbiamente. Ma voi immaginate anche i genitori dei bambini elementari, insomma, che si trovavano poi, diciamo, catapultati proprio, forse questo da una parte li hai coinvolti un po' di più nei lavori dei propri figli, e quindi, però diventava una situazione stressante. Magari un po' troppo, no? Come? Magari forse un po' troppo a volte, sì, magari sì, un po' troppo. I compiti li facevano i genitori, perché tanto stai a casa. Sì, ma il rischio grosso è questo qui, ecco, forse è un'altra, diciamo, risposta alla domanda che faceva Giorgio. Il problema stava proprio in questo, che spesso i bambini non venivano lasciati, perché spesso i genitori, per dire, vabbè, e sbrighiamoci, facciamo subito, dice, alla fine venivano fuori dei compiti particolari, casomai. Noi abbiamo dovuto anche
in sede di didattica a distanza valutare alcune situazioni che non erano dei ragazzi, insomma, cioè ragazzi che normalmente non andavano troppo bene a scuola, in presenza, poi in DAD sono diventati tutti scienziati, insomma, tutti campioni, quindi tutti voti, quindi però non puoi nemmeno dubitare e mettere in dubbio quella situazione, per cui diventava quasi un po', insomma, anche per noi docenti una presa in giro, insomma. Lì poi nei più piccoli intervenivano spesso i genitori, per cui i compiti svolti in effetti dai genitori invece, però vabbè, l'abbiamo fatto, l'abbiamo portato avanti, è stato sicuramente, come dicevo e come ho premesso, una situazione positiva, perché forse 20-30 anni fa, come dicevo all'inizio, forse potrebbe essere, diciamo, magari utile in alcuni casi ogni tanto magari mantenerla, no? Cioè come magari per lo smart working alla fine, cioè io magari non mi immagino che tra magari alcuni mestieri sì, altri no, che tra 5 anni siamo ancora tutti smart working, però mantenere delle giornate o comunque delle modalità per chi ne ha un po' più bisogno. Sicuramente a livello di esperienza e di preparazione, sicuramente sì. Questo per n motivi, magari, no? Per qualcuno che c'ha un disagio personale, o io penso. Ma guarda, su questo aspetto il disagio personale, secondo me, ha bisogno della presenza. No, poi dipende sempre di che tipo di disagio parliamo, ovviamente. Sì. Se il ragazzo avesse rotto la gamba. Guarda, io ti posso garantire che da noi, insomma, a scuola ci sono ragazzi disabili che hanno sofferto tantissimo perché non vedevano l'ora di tornare, di tornare a scuola, tornare in presenza. Per loro la socialità è una cosa fondamentale. Più importante che per gli altri, forse. Importantissima, non perché, diciamo, davanti... Ecco, adesso questo è un momento di socialità, noi stiamo, diciamo, socializzando, non ci conoscevamo, ci stiamo scambiando pareri, stiamo scambiando idee, quindi sicuramente è positivo anche questo. Però poi il ragazzo disabile vuole anche il contatto con l'amico, con l'amica, e quindi rivedersi. Si è assistito a scene veramente carine, insomma, abbracci, via dicendo, con ragazzi che non si vedevano da parecchio tempo, quindi questa è una parte sicuramente da valutare in modo positivo nella presenza, insomma, ecco. E quindi qui non può mancare quell'aspetto di presenza. Io dico, e torno a ribadire, che la scuola, diciamo, a partire dalle elementari, materne, elementari, medie e quantomeno superiori, questo è importantissimo, il discorso della presenza. Poi l'università ha dimostrato che si può tranquillamente fare un ottimo percorso universitario anche online, ma sono diversi gli obiettivi poi dei ragazzi. Certo. Sì, è proprio, secondo me, questo la chiave di lettura, l'obiettivo, no? Qual è l'obiettivo? La finalità ultima? Questo magari adesso Arcangelo e Piero ci dicono un po' la loro. Okay. Sì, sicuramente la loro esperienza in qualche modo si collega a quella di Roberto. Diciamo che loro hanno avviato un'attività e si occupano in sostanza di formare italiani insegnando la lingua tedesca e anche di, diciamo, indirizzarli nel mondo lavorativo, giusto, Arcangelo? Sì. Vi lascio la parola a voi, che sicuramente saprete descriverci meglio la vostra esperienza, come nasce l'idea, e anche raccontarci un po' quali sono stati, secondo voi, diciamo, gli input innovativi che avete lanciato con la vostra idea. Grazie Giorgio, buonasera a tutti, io sono Arcangelo De Vecchis e qui vicino a me c'è Piero, che è il mio socio,
Piero Di Chetano, poi si presenterà lui. Volevo cogliere l'occasione per ringraziare innanzitutto tutto il team, Giulia, Giorgio, e tutto il team di Marsica Sharing per averci invitato in questo webinar. Allora, quando ci hanno invitato ci hanno chiesto: vabbè ragazzi, siete imprenditori digitali, no? Stiamo parlando di un tema che è sentito, la digitalizzazione, e quindi noi abbiamo detto perché no, no? Se possiamo dare un valore aggiunto, allora ci siamo anche noi. Vi racconteremo un attimino in breve, proprio nel breve, breve, breve tempo, come è nata la nostra idea e il perché soprattutto è nata. Dovete sapere che sono stato anch'io, no, un italiano che è emigrato all'estero. Io in primis all'incirca un 3-4 anni fa, 3 anni e mezzo, sono andato in Germania per trovare, no, lavoro, perché comunque sappiamo perfettamente qual è la situazione dei giovani d'oggi, no, in Italia. E quando sono arrivato lì, ovviamente non sapevo la lingua tedesca e mi sono ritrovato a lavorare per italiani, quindi abbiamo fatto di tutto: camerieri, lavapiatti, non ci vergogniamo a dirlo, no? Portapizze, eccetera. Quando ho imparato la lingua tedesca, è cambiato tutto. E quindi abbiamo capito che il segreto, no, per cambiare vita realmente all'estero, di una corretta integrazione in Europa, era proprio la lingua. E voi direte: sì, vabbè, hai fatto la scoperta dell'acqua calda. Il problema è stato quale? Che mentre io magari ero riuscito a far combaciare scuola-lavoro, c'erano altri colleghi come me che non avevano avuto il tempo di andare a scuola in una scuola fisica. E quindi, parlando con Piero, che comunque io dico sempre, noi siamo soci, ma in primis siamo sempre stati fratelli, no? Mi è stato sempre vicino nei momenti di difficoltà, perché all'estero non è tanto semplice la vita, no? E abbiamo iniziato a stilare una lista di cose che si dovevano risolvere, perché volevamo dare, no, un contributo anche a tutti quegli italiani che magari non avevano la possibilità di andare a scuola, chi per motivi lavorativi, chi per motivi di tempo, chi per motivi economici e così via. E così abbiamo creato proprio questa azienda online, questa scuola di lingue. Però il resto ve lo voglio far raccontare da Piero. E vi ringrazio soprattutto per averci ascoltato. Piero, ci vuoi dire qualcosa? Sì, ciao a tutti, io sono Piero Di Chetano, cofondatore del progetto di Cambia la tua vita. E nasce così il brand di Cambia la tua vita perché noi volevamo dare un grandissimo valore aggiunto a tutte quelle persone che si volevano trasferire dall'Italia per andare in Germania. E così abbiamo scritto, mi ricollego a quello che ha detto Arcangelo, tutti i problemi che un italiano vive all'estero. Il problema, abbiamo scoperto che il cuore era la lingua. Quindi, dalla lingua abbiamo trovato la soluzione, ho detto ok, perfetto, dobbiamo creare un'accademia di lingua. Poi successivamente ci siamo resi conto che non era semplice anche trovare lavoro e così abbiamo preso delle grandissime partnership nel mondo del collocamento lavorativo. E per noi la parola cambiare vita era proprio dare un servizio a 360 gradi, quindi le persone che si affidavano a noi, per noi era importante che gli davamo la lingua, gli trovavamo il lavoro e anche la parte quella più difficile, che all'estero non è semplice nel comunicare, è quella di trovare l'alloggio. E così nasce tutto il progetto Cambia la tua vita con un viaggio. Poi è scoppiata, calcolando che noi il progetto lo stavamo già strutturando ancora prima della pandemia, quindi la società l'abbiamo aperta a gennaio, dopo 3 mesi ci hanno bloccato completamente, diciamo, le frontiere, ci siamo ritrovati, Arcangelo che viveva in Germania in quel periodo e io in Italia, e nel dire sì, ok, ora cosa ci facciamo con questa società in Italia? La nostra filosofia, come già ho detto a Giorgio, non era quella, non è importante cosa non abbiamo, ma è importante quello che abbiamo, cosa ci facciamo, no? Viviamo sotto questa filosofia. E nell'atto notarile abbiamo registrato la formazione di lingua. E così abbiamo lanciato il progetto di Italiani in Germania, il primo brand. È accaduto un qualcosa di magico, perché mi collego a quello che ha detto Roberto, quindi condivido perfettamente tutto quello che ha detto Roberto, e c'è stato un cambiamento, no? E nel nostro caso il cambiamento è stato proprio quello che le persone si sono ritrovate dentro casa in Germania, in Austria e Svizzera, e quindi dovevano occupare il loro tempo. E il progetto è cresciuto veramente alla velocità della luce, perché dall'8 di marzo, che eravamo in Italia, all'8 di marzo ci siamo ritrovati a chiudere in Italia la società, e ad oggi viviamo a Lugano in Svizzera e ad aprirla qui in Svizzera.
Il progetto, l'azienda è cresciuta perché ci ruotano intorno veramente tantissime persone, abbiamo più di 50 docenti, come già ho raccontato a Roberto, a Giulia, a Claudia, a Giorgio, poi Davide e gli altri ragazzi li sto conoscendo questa sera, e abbiamo più di 10 consulenti, una project manager, è uscita una vera e propria una struttura aziendale. E poi il valore aggiunto era quello nel dire sì, ok, siamo nel digitale, dobbiamo avere le migliori risorse come agenzia di marketing. Ed ecco che abbiamo creato un'agenzia interna Digital Premium, dove stiamo aiutando veramente tantissime aziende, tantissime attività tradizionali nella digitalizzazione, no? E grazie a Digital Premium ci sta veramente permettendo di farci conoscere anche qui in Svizzera, perché comunque stiamo sviluppando un progetto con l'Università di Lugano per la digitalizzazione, con tantissime altre aziende che comunque vanno da fatturati superiori a 400 milioni, parliamo, no? L'anno. E questo veramente ci sta permettendo di farci conoscere come dei professionisti nel settore digitale, no? Perché viviamo la filosofia del cambiamento come un dono che a noi ci è arrivato e nello stesso tempo lo vogliamo restituire, no? Vogliamo aiutare tantissime persone nel fargli capire che il mercato digitale è talmente tanto ampio e che veramente si può distribuire di tutto grazie a tutti i mezzi che abbiamo a disposizione, partendo da un semplice sito che ad oggi mi sembra che il 70-80% delle attività ce l'hanno, ma dalla creazione di funnel, che sono dei contenitori dove portiamo in conversione le persone che ci trovano su Facebook, Instagram, YouTube, tutti i social network, fino ad arrivare naturalmente a creare dei veri e propri e-commerce. Ci occupiamo di tutto il settore, quello che è il customer service, quindi sappiamo perfettamente che le persone arrivano a un punto che dicono sì, ok, io vengo dal tradizionale e voglio spostare la mia attività nel digitale. Ma chi me la fa la conversione della persona che vuole avere maggiori informazioni? E in quello io e Arcangelo siamo veramente specializzati, perché veniamo dal commerciale. E il progetto Italiano in Germania continua a crescere giorno dopo giorno, perché il nostro punto di forza non è tanto la ricerca del lead, ma è la conversione che abbiamo di quel lead che noi ci arriva. Che lead sarebbe non altro che un contatto, no? Ho anticipato una domanda che mi voleva fare qualcuno. Grazie. E non è altro una persona, un cliente che è curioso e vuole avere maggiori informazioni, come nel nostro caso che, la lingua. E poi da lì abbiamo lanciato altri progetti, che comunque noi ci divertiamo tantissimo, ormai per noi non è un lavoro ma è diventato uno stile di vita, no? Abbiamo creato uno stile di vita con un piano marketing applicato, e questo per noi è un grandissimo successo, perché ci permette veramente di lavorare dove vogliamo. E non so se hai qualche domanda, Giorgio. Io ti stavo proprio per chiedere, secondo te, quali sono i benefici di un'attività così costruita interamente digitale? Già mi hai anticipato il fatto di lavorare da casa o in qualsiasi posto che tu voglia. Già questo secondo me è un grandissimo vantaggio, che penso sia l'aspirazione soprattutto della nostra fascia d'età, quella di poter lavorare dove vogliamo. È una tendenza secondo me sempre più grande, più in crescita questa necessità, e soprattutto in un periodo dove si tende a lavorare sempre di più, cioè comunque avere questa libertà di lavorare dove si vuole, insomma, non è secondo me una cosa da poco. Non so se ci sono altri aspetti positivi che ci puoi raccontare del vostro lavoro, e anche magari se ci puoi raccontare qual è il feedback delle persone che fruiscono del vostro servizio. Bene, e grazie Giorgio, bellissime domande, perché credo che possono essere veramente un grandissimo valore aggiunto per tutte quelle persone che ci stanno ascoltando. Lavorare da casa non è il solo vantaggio di avere un'azienda liquida, come in questo caso cambia la tua vita, ma i vantaggi sono veramente molti, molti, molti. Noi, più che altro, cambia la tua vita per noi era proprio legata che non volevamo creare un'azienda tradizionale, no? Un'azienda tradizionale dove ti presenti come un capo
e vai a creare in questo caso tutte le selezioni dai consulenti, dal project manager, dai tecnici informatici, da tutte le persone che ruotano intorno, che c'è sempre quel distacco, no? Io e Arcangelo siamo stati dei dipendenti, veniamo veramente, siamo dei ragazzi che veniamo dalla strada, dalla vendita proprio quella cattiva, no? Che entravamo dentro l'attività e dovevamo vendere un prodotto o un servizio, quindi veniamo dal niente. E con Arcangelo ci siamo resi conto che tanti problemi che c'erano all'interno di quei sistemi che noi facevamo, volevamo ricreare un qualcosa di diverso. Quindi ci siamo promessi che tutte le persone che entravano a stretto contatto con Cambia la tua vita, quindi con noi, dovevamo dargli più valori aggiunti, no? Quindi il valore aggiunto nel lavorare online è, oltre a lavorare da casa, ma è la libertà, perché noi non sappiamo se i nostri si crea un rapporto di fiducia, no? Quello che la maggior parte delle volte manca tra l'imprenditore e il proprio dipendente, cosa che noi non nominiamo dipendente, ma per noi sono collaboratori, sono persone che collaborano, che fanno un'alleanza di cervelli e che vogliono condividere una sinergia, no? Di quello che è il progetto, la visione, di dove siamo oggi e di dove vogliamo arrivare. E in questa sinergia era importantissimo che queste persone, insomma, hanno la libertà di scegliere dove lavorare, con chi lavorare, quanto guadagnare. Quindi per noi era importante anche creare un piano marketing che permettesse alle persone di crescere, no? Quindi sì, ok, la libertà di lavorare da casa, che ci sono tantissime aziende che fanno lavorare i propri collaboratori in smart working, ma per noi è il piano marketing che permettesse veramente alle persone di cambiare la loro vita. E non è un caso che comunque abbiamo persone che hanno iniziato con noi, che hanno sposato il nostro progetto e guadagnavano 1.200-1.300, ad oggi sono arrivati a 3.500-4.000 euro, chi sta andando a vivere in Spagna, chi sta andando a Tenerife, chi sta organizzando per andare a vivere a Bali. E con Arcangelo è proprio questo che vorremmo fare, insomma, creare una, diciamo, una community di persone che veramente possiamo dare la possibilità a tutte quelle persone che entrano in contatto con noi di vivere la propria vita e di assaporare la vera essenza, no? Lo scopo della vita, secondo me, è la libertà. Ed è quella che dico sempre, che non è la libertà, no, non la vedo come un diritto, ma è una conquista, no? E per conquistare la libertà c'è sempre un prezzo da pagare, come quello di sviluppare nuove competenze. Quindi, come complimenti a Giulia per la sua storia, perché ha sviluppato delle nuove competenze, complimenti a Claudia e complimenti naturalmente a tutti voi del team che avete creato questa nuova iniziativa, questa nuova azienda, nel raccogliere sempre più informazioni per fare in modo di farle conoscere a più persone possibile e nello stesso tempo di aiutarle nel cambiamento, no? Quello che è, come ha nominato Giorgio, l'era dell'informazione, l'era della digitalizzazione, dove una persona che da qui ai prossimi 5 anni non ha l'informazione come digitalizzare la propria azienda, oppure non sa come vendere il proprio prodotto, il proprio servizio, è peccato a dirlo, non lo dico io, ma lo dicono i dati tecnici, sono destinati veramente a morire, a fallire. E quindi prima che accade un evento simile, noi ci stiamo veramente impegnando tantissimo a fare veramente, abbiamo l'azienda che continua a crescere giorno dopo giorno, perché ricerchiamo sempre nuove risorse per lavorare con noi. E perché vogliamo che questo non accada. Arcangelo, scusami una cosa, ma io, diciamo, ho capito che è nata come... Piero, è sbagliato. Ah, perdono, no, è che c'ha sottoscritto Arcangelo, quindi sono andato sicuro. Vai tranquillo, Piero. Ormai sei segnato, lo sbagliamo tutti. Vabbè. No, dicevo, nasce come corso di lingua, comunque di... Però mi sembra di capire che adesso insegnate anche come fare digital marketing e quindi applicate un po'... questa conoscenza che avete maturato su diversi business, no? Però ci sono dei business in realtà che non si prestano. Come scegliete i clienti target? Perché poi alla fine questo è un mondo anche molto affollato, no? Cioè digital marketing lo fanno veramente in tanti, da piccole agenzie a grandi aziende. Quindi avete già puntato alcune nicchie, alcune tipologie o... Diciamo che bellissima domanda, perché comunque è quello che noi
io e Arcangelo abbiamo scelto, no? Non lavorare tanto con la quantità ma con la qualità, e per noi la qualità non è altro dove quella persona che ci chiede aiuto, insomma, nel sviluppare il loro progetto, per noi quello che ci, veramente che proviamo di capire cosa c'è nel progetto, se c'è un valore aggiunto, no? Perché crediamo al mondo nel veniamo dal abbiamo fatto dei grandissimi percorsi spirituali di Arcangelo, e per noi è importante, insomma, che tutte le persone a livello universale stanno bene, no? Quindi partendo dalla fine, il cliente deve avere un valore aggiunto, l'azienda deve avere un valore aggiunto, e nello stesso tempo tutte le persone che ruotano intorno all'azienda devono avere un valore aggiunto. Quindi diciamo che il progetto, noi non sposiamo tutti i progetti, perché altrimenti abbiamo sempre 24 ore, sì che comunque siamo bravi nel delegare, nel formare quello che noi sappiamo fare, ma non vogliamo essere riconosciuti come quei ragazzi, insomma, che vanno a digitalizzare qualsiasi prodotto o servizio, ma dietro è importante per noi che c'è una missione, che c'è un servizio o un prodotto che possa dare un valore aggiunto al mercato. E, grazie, mi hai risposto. Okay. Grazie, infatti non tra l'altro mi sta con questa, diciamo, quello che abbiamo detto adesso, soprattutto relativamente allo stile, al modo di lavorare da remoto e di creare, diciamo, anche un, come dire, una comfort zone per il lavoratore, è interessante, soprattutto secondo me legato al momento della pandemia. Cioè sarebbe interessante analizzare, e qui invito persone se vogliono intervenire, cioè capire un po' qual è il loro punto di vista del lavoro da casa in questo periodo. Cioè, nel senso, questo lavoro da remoto è per tutti sempre una condizione ottimale, oppure può rappresentare anche un vincolo? Io, insomma, mi piacerebbe, se qualcuno vuole, se la sente, di intervenire o dire la sua, capire anche un po' altri punti di vista. Prego, Giulia. Vai, rompo un po' il ghiaccio, poi mi taccio e lascio la parola agli altri. Dal mio punto di vista, il lavoro da casa, diciamo, è molto comodo ovviamente per determinate cose, quando si tratta di spostarsi. Nel mio caso, io sono fuori sede perché lavoro a Firenze, esempio, Pasqua posso tornare il resto 2 settimane, quindi ovviamente diventa un vantaggio. L'estate, quando ad agosto è invivibile la città, posso tornare giù, lavorare da casa. Per il resto poi dipende un po' da azienda a azienda, però da noi puoi decidere tu all'interno della settimana quali giorni restare, quali giorni andare, mattina, pomeriggio, insomma te la gestisci un po'. Secondo me questa via di mezzo che si è creata è personalmente l'ideale, perché ti permette, se hai una commissione, anche banalmente deve venire il tizio della caldaia. Non devi prendere un permesso da lavoro o doverti organizzare la giornata, chissà in quale modo, diciamo, che possa compromettere appunto le ore lavorative, ma ti gestisci così. Quindi da un punto di vista, secondo me, proprio logistico e di comodità, l'equilibrio che si è trovato adesso, sempre più aziende adesso fanno questa soluzione mista, quindi un 50-50 o comunque autogestita in determinati momenti dell'anno. E appunto, per me che sono una fuorisede, Natale, la libertà di sapere che posso stare 2 o 3 settimane a casa sono non valore aggiunto, ma di più, per esempio. Certo, concordo. Vai da. Che impatto è stato?
Vero. Spero pure che quando è però 24H, 7 giorni su 7, è alienante. Cioè, a me capitano dei giorni che magari sto 2 o 3 giorni di fila a casa perché ho bisogno di più concentrazione, però effettivamente a fine giornata ti senti completamente alienata perché sei in una bolla personalmente. Mentre in ufficio hai il momento di caffè, ti alzi un attimo, la chiacchiera col collega, cosa che da casa ti manca, è sicuramente più impegnativo. Pure a me manca tanto quando torno dall'ufficio da Roma in mezzo al traffico. Quello è una cosa che quando poi faccio tanti giorni smart proprio dico, cavolo! Vabbè, No, però diciamo che Roma è un po' un mondo a parte. scherzi a parte, io volevo dire un po' la mia, che faccio un lavoro un po' atipico, che però diciamo ha a che fare con l'innovazione, ma anche molto con le persone, no? Sto riscontrando, e l'ho cominciato a fare ovviamente non in pandemia, perché sono passati ormai 7 anni, 6, e vedo la differenza di quando con uno startupparo, come li chiamo io, che in realtà sarebbe startup, però ci faccio una call, oppure quando lo incontro di persona, perché diciamo che l'efficacia comunicativa non è al 100%, e soprattutto riesci a capire anche da piccole cose di persona molto, molto di più di quanto riesca a capire in call. E ci sono delle barriere che riesci a buttare giù, invece in call no, e soprattutto il confronto con i colleghi. Perché quando sei in call c'hai sempre la sensazione, almeno questa è la mia percezione, di stare ad allungare un po' troppo la discussione, c'è voglia di chiudere, c'è sempre un po' di disallineamento, ci si parla sopra, invece di persona si è un po' più, si quaglia un po' di più, quindi sicuramente. Ecco, neanche io sarei contento e disposto a tornare in ufficio 5 giorni su 5, anche perché l'ho fatto per un po' di tempo, e specialmente nel settore finanziario ci sono delle dinamiche, delle logiche un po' bruttine che ti tengono sulla scrivania fino alle 9 di sera, però nemmeno fare solamente smart. Quindi, secondo me, nella maggior parte dei settori, come in tutte le cose, la virtù sta nel mezzo, e quindi dovremmo cercare un po' di ritornare verso questo equilibrio. Scusa Davide, ma sicuramente hai detto bene, la verità praticamente sta nel mezzo. Nel senso, io vi dico una cosa, voi, a parte me, ma voi partite tutti quanti, siete giovani, partite tutti quanti in smart working, perché Giulia è partita in smart working, che Claudia è partita in smart working, quindi Arcangelo e Piero idem, Davide, quindi Giorgio idem, quindi siete, io forse, vabbè, a me è l'età che mi frega, però vabbè, probabilmente questa è anche una parte positiva perché abbiamo vissuto tutto un contesto completamente diverso. Io dico che voi avete questa opportunità, cavalcatela e quindi portatela avanti, anche se dà grossi risultati, va cavalcata sicuramente e va portata avanti. Sempre tenendo ben presente quello che diceva prima Davide o Daniele, scusa, ho sbagliato prima, Davide? La virtù sta nel mezzo, Daniele. Davide diceva. Ah Daniele. No, Daniele, vabbè, poi mi è venuto adesso il dubbio, quindi dai, Sono finito. preso pure l'ownership della citazione, ormai l'ho detta io. Come? Dico no, mi sono preso la proprietà della citazione ormai. Vabbè, dai. Quindi sicuramente va portata avanti tenendo sempre bene in mente che non tutto può essere fatto in smart working, non sempre, perché adesso già parlate lo fate da poco tempo, già parlate di una certa stanchezza, di una certa. Certo, poi
capisco Piero e Arcangelo, perché poi quando dietro ci sono determinati risultati, le cose, ma poi sfido anche la situazione fra 10 anni, fra 15 anni, a pensare di avere una stanchezza di smart working, non lo so, spero che non mi venga, perché sinceramente poi sarà un po'... Certo, il discorso è questo, che se i risultati ci sono, va cavalcata, va avanti. Giulia pianta alberi a distanza, Claudia fa, diciamo, trucca a distanza, e quindi fa, quindi significa che ognuno di voi si è creata una situazione particolare, ben venga, basta che poi alla fine ci siano appunto questi risultati. Quando ci sono va tutto bene, quindi tutto va cavalcato. E però sto dicendo, io l'altra volta ho detto, e c'è stata praticamente sicuramente una puntualizzazione sul fatto che alcune cose vanno viste e vanno fatte sicuramente in presenza. Una di queste è appunto la scuola di base, soprattutto perché io porto un'esperienza quasi trentennale nel campo, e quindi, come diceva prima Daniele, delle volte ti va di vedere la persona in presenza, e sicuramente la persona in presenza ti premia in un certo qual modo. I ragazzi in presenza sono tutta un'altra cosa, li scruti diversamente, vedi atteggiamenti, li valuti, poi diventi il docente non è soltanto quello che deve fare esclusivamente l'insegnante o deve dare. E il docente è tante altre cose. Io l'ho detto l'altra volta, diventi alla fine uno psicologo, diventi alla fine un educatore, più che come educatore, il ruolo da educatore sì, educatore lasciamo sta, perché poi alla fine il problema grosso, Daniele, è quando ti devi sostituire ai genitori per l'educazione, ed è allora quello la cosa, diciamo, è la cosa più sbagliata. Però sotto quell'aspetto, se lo vediamo educatore a 360 gradi va bene, sì, lo vediamo solo ed esclusivamente no, il primo educatore resta il genitore, non volevo dire, no, deve essere il genitore, deve essere la scuola, e quindi il docente deve lavorare in sinergia con i genitori, deve essere, perché poi noi nel momento in cui ci dobbiamo sostituire ai genitori non va assolutamente bene. Però per fare queste cose devi avere il ragazzo di fronte, il ragazzo deve avere di fronte il docente. Poi non tutti i ragazzi, non è che tutti i docenti sono uguali e tutti sono bravi, sono bravissimi e sono padre eterni, per carità, non è quello. Quindi siamo persone, quindi sbagliamo pure noi, non è che... No, assolutamente, ma io sono d'accordo. Alla fine la scuola è anche soprattutto una scuola di vita, innanzitutto, cioè di preparare alla società, quindi sì. Non è solamente l'insegnamento di una materia, quindi questo nella maniera più assoluta. Poi penso anche che, per quanto riguarda il discorso che diceva Daniele, io mi ritrovo sulle cose che dice, perché le vivo anch'io, però c'è anche da dire che forse stiamo imparando ancora a lavorare in questa modalità, cioè mentre il lavoro, sì, diciamo, in presenza è assodato in qualche modo, sappiamo che funziona in quel modo. Per quanto riguarda le modalità di lavoro da remoto, secondo me c'è molto ancora da regolamentare e da imparare. C'è anche il fatto regolamentare. Una cosa, scusa se ti interrompo, Giorgio, ma una cosa giusta la diceva prima Piero, la libertà di operare in un certo modo, quello. Però, ecco, vi dicevo, è una caratteristica vostra. Io, da parte mia, la posso vedere molto meno libera. Io oggi insegno a Tagliacozzo e insegno all'Aquila. Parto, prendo la macchina e vado all'Aquila. Per me è una spesa, è una grossa spesa. Però adesso sicuramente però, adesso ancora di più. Però, sinceramente, salgo in macchina, vado, per me... Finché riesco a farlo, lo faccio, mi rilassa,
sto tranquillo e via. Però per me oggi è più faticoso stare 5 ore davanti al computer che non alzare la mattina, prendere la macchina, uscire, andare all'Aquila, fare lezione, tornare. Quindi adesso dico così, provarsi poi mi diventerà faticoso e quindi non so, quindi ci sono poi... No, sto dicendo. Chiaro, cioè, chiaro, poi dipende anche secondo me un po' da persona a persona, però ecco, una cosa secondo me complessa nel lavoro a distanza, che c'è una cosa che riscontro anche nel mio lavoro, è forse proprio la crescita a livello di team, la formazione delle persone, diciamo, che entrano, i nuovi assunti e così via. E riguardo, diciamo, questa crescita professionale all'interno dell'azienda, volevo chiedere un po' a Piero Arcangelo, se posso, insomma, come vedono questa cosa, come la gestiscono, perché secondo me è un aspetto interessante, cioè già, il lavoro a distanza. Ho una bellissima domanda, infatti quello che diciamo con Arcangelo è che comunque tutte le grandi aziende che ad oggi ci stiamo stringendo delle partnership e dicono il punto di forza vostro non è il semplice fatto che siete due ragazzi che comunque vi sapete muovere, che siete veloci, che comunque sapete comunicare bene, ma è come riuscire a creare team nonostante le persone non li incontrate. Infatti mi dovete credere, noi il progetto di Cambio la tua vita, su 60 persone abbiamo incontrato di persona in 2 anni 3 persone, quindi sono tutte persone che veramente noi non le viviamo, le vediamo in Zoom la mattina e credi, c'è un rapporto, è una famiglia, no? Perché comunque abbiamo creato una struttura, un'azienda veramente di unione, no? Noi il team lo creiamo, non c'è competizione, quindi abbiamo tolto la competizione, non c'è il confronto, non c'è chi deve arrivare prima o qualcosa, ma abbiamo creato tutto questo perché credo che il segreto è unire il team, quindi fare leadership nel permettere veramente a tutti quanti di lavorare, come dicevo prima, in un unico obiettivo, sapendo perfettamente che è un vincere e vincere, no? Che tutte quelle persone che dedicano quel tempo nel potrebbe essere un consulente, nel chiamare dalle 8 di mattina fino alle 8 di sera, sanno perfettamente che sono lì non perché devono superare il risultato del collaboratore, quindi in quel caso della persona che gli lavora vicino, ma noi abbiamo inserito anche un piano marketing dove se raggiungiamo determinati obiettivi mensili di fatturato, noi andiamo a dividere quel fatturato anche con loro, no? Quindi in quel modo si crea sempre sinergie, no? Abbiamo messo un piano marketing dove all'interno diamo l'opportunità di andare in viaggio e quindi per noi è importante che il viaggio non è che lo deve vincere solo una persona, no? O ci andiamo tutti quanti insieme, altrimenti non esistono per noi i contest per chi arriva primo. E poi, secondo me, la formazione, per formare le persone online è semplicemente dedicargli del tempo, no? Perché una persona non si forma con 3 ore, 4 ore o una settimana. Noi sappiamo perfettamente che ogni team che creiamo, comunque quei 90 giorni noi li dedichiamo. E abbiamo strutturato il tutto nella formazione, nel delegare il tutto, nel rispettare una filosofia molto interessante che a noi ci piace tantissimo, che è quella dove noi non puntiamo a creare team e a motivarli, ma noi puntiamo a creare team educandoli, no? Quindi nel permettere a loro di avere tutti gli strumenti, di avere tutto quel materiale dove non hanno bisogno di nulla e insegnare a loro come automotivarsi. E ecco perché toccavo prima il punto della crescita personale, e all'interno di tutto questo noi mettiamo a disposizione anche dei percorsi di crescita personale, ma che li doniamo, non è che è una vendita, perché sappiamo perfettamente che per avere quello che non hai, come dicevo prima, insomma, dobbiamo fare delle azioni diverse, no? È una persona che viene dal settore tradizionale dove scambia il tempo per denaro, quindi lavoro 8 ore, 40 ore settimanali per avere quello stipendio di 1.500 euro, nella fase iniziale fa molta difficoltà a capire la nostra metodologia di lavoro, no? E quindi ci vuole del tempo per farli assestare e per dargli quel tempo che loro si integrano e capiscono perfettamente come diventare liberi, no? Perché io nella fase iniziale allora è quello che gli dico, non voglio dipendenti, ma cerco collaboratori, persone che mi portano un valore aggiunto.
e lì formiamo il team dove gli dico tu a me mi devi chiamare solo quando c'è la soluzione, non mi devi chiamare per darmi il problema, perché se c'è un problema mi stai un problema su 50 persone, mi portate un problema a testa, due problemi a testa, io la mia giornata la devo dedicare per risolvere 100 problemi, per quanto uno può avere il problem solving in maniera veloce, ma non è vita quello. Quindi arrivi a un punto che quando formi le persone gli fai risolvere il problema da soli, quindi ti contatto nel dire guarda Piero, ho pensato, perché anche quella è una questione di comunicazione efficace, Piero, ho avuto... Sì, ma questo secondo me, scusami, prescinde un po' dall'aspetto digitale, un po' un modo di lavorare che si ha anche in ufficio, no? Bravo. La cosa interessante è che con la digitalizzazione tu riesci a farlo diciamo più velocemente, più agevolmente forse, no? Sì, quello rispondendo a Giorgio, che comunque sono tanti piccoli passaggi che bisogna fare per fare in modo di creare sempre un team, no? Che può sembrare difficile se assumi una metodologia dove c'è, non lo so, c'è meno contatto, c'è indifferenza, che ne so, mo perché il fatto che io e te non ci conosciamo, Giorgio, quindi non ti contatto, perché ne so, ti do il materiale e poi ti abbandono, no? Vedi come devi fare. Invece noi puntiamo nel stargli vicino, nel dargli veramente tutta quella protezione, quel calore e tutto di quello che hanno bisogno in quel momento per sviluppare quello che loro devono fare, no? E credo che la risposta più giusta in quello che diceva Giorgio è una somma di tanti piccoli passaggi, no? Per creare un ecosistema vincente digitale. Tutto qui. Grazie, no? E infatti, cioè, su questo penso che questo sia l'approccio, come diceva Daniele, che andrà sempre per la maggiore anche nel futuro. È chiaro, secondo me quello che diceva Daniele, diciamo che racchiude un po' tutto il succo del discorso. Stiamo sicuramente, cioè la virtù sta nel mezzo. Sicuramente siamo in una fase di trasformazione e molti lavori, anche ricollegandomi a quello che diceva Piero, cambieranno, cioè si trasformeranno, alcuni lavori scompariranno addirittura. Cioè chi non sta al passo in qualche modo, da questo punto di vista probabilmente è così, è proprio come dice Piero, quelle attività saranno destinate a chiudere. Però è anche vero che penso che adesso siamo in una fase ancora nella quale è possibile effettuare questo passaggio, no? E ci sono figure appunto come Piero Arcangelo che aiutano anche a effettuare questo passo, però il tema della trasformazione in qualche modo è inevitabile. Capisco anche Roberto e quello che dice, insomma, che lui magari è un tipo di approccio che vede lontano, preferisce giustamente andare al lavoro in presenza piuttosto che lavorare diciamo da remoto. Però è altrettanto vero che in qualche modo questo sarà l'andamento che sarà sempre maggiore negli anni futuri. Detto che ci saranno sicuramente sempre dei mestieri che hanno bisogno della presenza, ecco. Comunque è successo veramente, cioè mi sembra assurdo ripensare a 2 anni fa che parlavo con un mio amico, ingegnere informatico, tra l'altro è andato a lavorare in Svizzera, e lui facevamo domande di lavoro più o meno nello stesso periodo, quindi ci supportavamo un po' in questa fase di ricerca del lavoro prima del Covid, e mi sembrava futuristico e assurdo il fatto che lui cercasse un lavoro solo da remoto, quindi smart working, e io dicevo ma in che senso? Poi pensavo, vabbè, informatico, sarà una roba loro, che ne so, cioè fino a poco fa sembrava davvero una cosa folle. Mentre adesso è ordinaria amministrazione, cioè anche la pubblica amministrazione è stata la cosa più sconvolgente. Io ho visto mamme di mie amiche... Andiamoci piano, lì ancora... No, vabbè, è chiaro, lasciamo stare le modalità. Però comunque ho visto genitori di mie amiche doversi interfacciare con quel mezzo, ma anche la stessa, cioè mia madre che lavora alle poste,
quando si è trovata a dover fare delle videochiamate, cose, cioè, poverina, aveva bisogno di un'assistenza informatica a tutti gli effetti, cioè, non è che tu puoi prendere una persona di 60 anni e la catapulti così, ovvio, poi, anzi, nel loro piccolo ce l'hanno anche fatta, però, sicuramente ha dato una bella spinta la situazione Covid, con tutto il male che per carità ha portato, però su questo ha sensibilizzato molto su uno strumento che se usato nella giusta maniera sicuramente può essere comodo e molto funzionale da certi punti di vista. Sì, concordo. Cioè, il Covid ha proprio dato un'accelerazione incredibile. Perfettamente, Giulia. Ci sono altre osservazioni, spunti, domande? Altrimenti ringraziamo i nostri presentatori, ospiti di oggi e niente, vi diamo appuntamento innanzitutto all'evento che faremo a fine marzo al Museo di Elettroludica, do l'anticipazione, magari nei prossimi giorni uscirà la locandina, vedrete meglio di cosa si tratta. E poi soprattutto approfitto per questo piccolo spazio per ricordarvi del contest che abbiamo lanciato per fine aprile. La Marzi Cup, che è un contest dedicato appunto all'innovazione e l'obiettivo è quello di tirare fuori idee dal territorio. Vogliamo quindi iscrivervi, vogliamo vedere queste idee per la Marzi Cup. Una vera e propria chiamata alle armi. Esatto. E qua se parliamo di chiamata alle armi, siamo attenti No, perché vabbè, ragazzi, chiamata è un perché. premio in soldi, attenzione. E insomma, l'obiettivo è quello di vedere dei progetti che possano rappresentare una novità per il territorio. Non abbiamo messo delle restrizioni sul tipo di ambito, si può trattare di elaborazione dati, agricoltura, allevamento, non so, qualsiasi cosa che vi viene in mente, che possa rappresentare Che una sia svolta. innovativa, Sì, un ovviamente. nuovo modello di business, nuove tecnologie, insomma. Questo solo per dirvi, approfittate di questa occasione, potrebbe essere una bella opportunità per far conoscere un vostro progetto e insomma anche, perché no, essere finanziati da qualche persona interessata. Detto Ultima questo, cosa, una prego, prego, Giulia, dici, dici. interruzione. No, una cosa che ho notato e percepito io personalmente, per quanto riguarda il Museo dell'Elettroludica, di cui ci aveva parlato, mi sembra Davide, il fatto che è un altro dei piccoli tesori che abbiamo noi, di cui io non avevo assolutamente la minima idea, ed è il secondo museo più grande, non so se in Europa o al mondo, Al in quanto. mondo dovrebbe essere. Davide mi confermerà da. Ragazzi, sono stata sconvolto. Comunque ci sono, per babbani della tecnologia, per chi non è nerd, spiego semplicemente non mi uccidere da Davide, ti prego. Però per esempio macchine da Pac-Man, Tetris, tutte queste cose così, pezzi ovviamente unici da, mi pare, degli anni 70 in poi, o forse anche prima. E la cosa, diciamo, assurda è che sono tutti utilizzabili, cioè sono lì, ci puoi giocare, li puoi utilizzare. E raccontava Davide che quando ha aperto sono venute persone veramente da tutto il mondo. Mi sembra scioccante, ma è ad Avezzano. No, Beh, no, infatti sarà una bella occasione per conoscere meglio questo museo anche. E poi ci sarà il nostro Davide che magari ci racconterà qualcosa. Va bene, comunque io fatto questa breve presentazione della Marzi Cup, ovviamente vi invito a contattarci per qualsiasi domanda, come sempre. E ringrazio gli ospiti di questa sera per la loro pazienza e per essersi messi così gentilmente a nostra disposizione. E a questo punto vi do appuntamento a fine marzo per tutti.
tutti gli amici, insomma, che vogliono venire al nostro evento live. Li aspettiamo numerosi, ovviamente. Grazie mille a tutti. Grazie. Ciao, buonasera. Ciao, grazie, ciao. Ciao, grazie a tutti. Ciao, grazie. Ciao.